Bentornati tutti quanti sul canale Buffetto TV, sono sempre il vostro Zai, sono primo di proseguire Guido Riozzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, sotto il pollicino e commentate. Finalmente torniamo a fare le reaction e film attesi di quest'anno, infatti è uscito a grande sorpresa, me lo aspettavo per il Super Bowl lunedì, cioè domenica notte, mi aspettavo il trailer, invece è arrivato proprio oggi, Jurassic World, il dominio. Adesso vediamo il trailer di questo terzo e ultimo capitolo che chiuderà la trilogia di Jurassic World, vediamo un po' che cosa hanno fatto, sono curioso. Bella l'abitazione innevata. Ok. Cosa? Blu ha avuto un gusto? Come ha fatto a riprodursi? Con chi? Ma... Carina però... Gusto di Blu. Bella! Minchia, stasera è bella! Questa l'avevamo vista nel prologo, che è sito su YouTube anche. Madonna, che bello rivederli. Oh. Che cazzo è? Hanno messo le piume ai dinosauri. Mica Dolph Gotham. La conclusione, quindi finisce tutto. Bello, bello il fatto di messo le piume sui dinosauri. Che cazzo? Madonna ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Oh madosco! Bellissimo! Pterodattili! Oh mio nonno! Ma ragazzi, ho i brividi! 9 giugno, poi brividi. Cioè ragazzi, veramente, ma che cazzo di cosa stiamo parlando? È stupendo, è stupendo. Sì, ci sono delle cose che non mi tornano, tipo il fatto di Blu, come ha fatto vedere una piccola, un piccolo. Non si è capito. Boh, spero che nei film poi lo faranno vedere, lo spiegheranno. Il T-Rex è ancora al centro. Non sei un dinosauro veramente come villain, secondo me. Anzi, non si sono. Il pericolo generale sono i dinosauri ora. Ma incontrare i primi due, che sono i due, diciamo, ibridi, che finalmente non si sono più questi cazzo di ibridi che hanno rottura di palle. Qua non si sono. E non sei neanche un vero villain di dinosauri. Cioè, non sei un dinosauro pericoloso principale. Sono tutti pericolosi, quindi... È anche una bella cosa capire bene dove vogliono andare a puntare. Cosa succederà alla razza umana dopo questo film? Come sta vivendo l'umanità? Quanto pare sta convivendo con i dinosauri? In maniera non proprio ovviamente specifica. Non si fanno ancora capire che mondo stanno convivendo. Però sembra che la razza umana e i dinosauri stiano prosperando tranquillamente, senza più problemi. Staremo a vedere che cosa faranno dopo questo Jurassic World Dominion, perché... Questo chiuderà Jurassic World, ma si parla anche di un'altra trilogia nel rio di Jurassic Park. Vediamo un po'. Secondo me può essere interessante. Poi dopo tutto il logo con l'ambra qui mi fa impazzire. Con l'ambra proprio... Questo logo è bellissimo, secondo me. L'ambra e il cristallo dove sta dentro la zanzara preistorica che appunto da qui non è stato DNA di Jurassic Park. Poi rivedere, ragazzi, Sam Neill come...
come Alan Grant. E guardatelo che bello, guarda. Alan Grant è tornato, ragazzi, è tornato anche Jeff Goldblum, che è stato tornato alla fine di Jurassic World, Regno Distrutto. Però lì aveva un piccolo cameo, qui invece sono co-protagonisti, a quanto pare. Infatti, qui li vediamo tutti insieme, beh. Guarda che bello vederli tutti insieme. E il fatto è che questo film non chiuderà la trilogia di Jurassic World, chiuderà la saga di Jurassic Park. Tutto quello che Joe Hammond aveva iniziato nel primo qua si conclude. E vederli insieme è fantastico. Cioè, per me, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? È una reunion. Cioè, questo film era atteso come era atteso Spider-Man Way Home per il fatto di rivedere Tobey Maguire e Andrew Garfield. Qui, stessa cosa. Cioè, a me del film in sé, sinceramente, lo considero il solito Jurassic World, con i dinosauri, eccetera. Ma stavolta serve veramente più la reunion di due sacchi, due trilogie che si incastrano. È stupendo. È stupenda questa cosa. A me, quando fanno le reunion dei vecchi personaggi e sono stati già caratterizzati e ben fatti, per me ok. Sì, c'è ancora la bambina che è diventata grande, la ragazzina del Jurassic World Distrutto, che per colpa sua si è liberata di dinosauri. Dettaglio, quello è un problema di sceneggiatura molto grave, secondo me, però vabbè. Poi abbiamo Seth Godrum, appunto, l'attrice che reinterpreta pure di nuovo la moglie di Alan Grant. Insomma, ragazzi, non vediamo l'ora di adesso Jurassic World il dominio, che uscirà il 9 luglio, solo al cinema, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate che cosa ne pensate di questo trailer, se vi è piaciuto, e noi ci vediamo al giugno, ovviamente, sto scherzando, con la prossima Rex. Ripeto, lunedì mattina sarà un sacco di trailer, perché domenica notte sarà il Super Bowl americano. Mi aspettavo questo trailer appunto lunedì mattina, ma a quanto pare l'hanno anticipato oggi. Bella sorpresa, grazie Universal, sono molto contento. Ciao a tutti.